Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Vi chiedo scusa per la volta scorsa, purtroppo ho avuto impegni al di fuori di YouTube e non ho potuto registrare l'episodio che faremo oggi, ovvero il vulcano Magmag. Che tra l'altro un vulcano c'era anche nel gioco precedente e lì abbiamo trovato Moltres. Mi chiedo cosa potremmo trovare in questo. Pokémon con i vulcani, c'è Entei, ci potrebbe essere Larvesta, Charizard, vabbè, ma non è leggenda. Un'Altaria! Un'Altaria, che bello! Io adoro Altaria, ancora... Che bello, girati, girati. No, scusami, non volevo beccarti, volevo farti... Non volare via! Che palle. Quanti sono? Che belli. C'è Altaria. Un Luxray. Due Luxray. Vai a mangiare, vai a mangiare. Ehi. Girati. Vabbè, meglio di così non possiamo averla, mi sa. Bello però. Madonna mia, quanto era vicino. Che tra l'altro i Luxray sono molto Vegeta. Allora, non mi ricordo come si chiama lui. Ecco, Archeops. Spero. Dai. Cos'è? Un Aerodactyl. Bello Aerodactyl. Ma in sto posto è pieno di fossili. È un posto bello. Madonna mia. Ma, aspetta. Ah, un Monfermo, un Cristalfiore. Troppa roba. E che palle, fermo. C'è lui in mezzo. Ecco fatto. Ma l'ho colpito, ma non penso gliene sia fregato minimamente. Bella sta parte. Sta parte col T-Rex, cacchio, bella bella, mi è piaciuta. Oh. Ah, il sasso, maledetto. Ah, sono tornati. Questo è molto meglio. Sono quattro, cavolo. Cavolo. E non si vede nulla. Mi ero dimenticato che avevo la sfera. Dove? Cosa? Cos'è? Me lo ricordo tra l'altro i Graveler. Dio, poverino. Diceva i Graveler attaccati alle pareti. C'erano anche nel vecchio gioco. Vorrei capire che cos'è quella roccia, però. Mi chiedo se sia importante. Tra l'altro, non so se sia stata una cosa gentile da fare. Stavo per dire, mi ricordo che nel gioco vecchio, se lanciavamo... delle mele all'interno della lava, qualcosa ne usciva fuori. Però abbiamo fatto una roba di un crudele. Quel povero Graveler sarà morto sciolto. No! E che palle, volevo fotografarlo. Spero che esca fuori di nuovo. Spero ci siano altri, ecco appunto. Bello! Che figo che... giustamente la mela, è ovvio che sarebbe successo, ma ovviamente la mela... Cos'è quello? Ah, è di nuovo uno slagma. La mela se la Bello, Charmander! Vai a mangiare la mela. No, scusami, non volevo colpirti. Che bello che è! Ma poverino quello! Come lo aiuto? E come lo aiuto? Poverino, è rimasto bloccato là. E quello gli ho dato da mangiare, che magari stava cercando di aiutare. Anche lui però si è distratto malamente. Guarda quanti. Quelle sono le rovine. Eccole qua, appunto, stavo dicendo. Non funziona più la cosa di lanciare un Charmander
dentro la lava e farlo diventare... Ah beh, anche perché doveva essere un Charmeleon per diventare un Charizard prima. Vero, anche quello. Dove? Che cosa? Ah, giusto, le rovine. Ecco qui, e siamo arrivati. Devo dire che c'era un Torkoal, l'ho visto solo girandomi adesso. Devo dire che però la zona non è male. A livello proprio di impatto visivo mi è piaciuto. Molto Ilium Lois, comunque tutta la lava che ti brucia le retine. Ovviamente questa zona non penso ci sia di notte, visto che eravamo dentro. Altaria, due stelle che vola, oppure una stella che è vicinissimo. Direi questa. Luxray, non lo so, questa. Aerodactyl, purtroppo il sasso gli ha tagliato la testa. Tyrantrum, porca miseria. Questa è bella, però Charmander, direi questa qui che mangia. Archeops, questa qui. Vediamo quanto prendiamo. Allora, Altaria, Pokémon nuovo, prima che lo colpissi con la mela, quanto mi dai? Oro? Diamante, perfetto, questa era bellissima. Luxray è un po' tagliata, potrebbe darmi di meno proprio per questo. Ma invece no, è stato abbastanza gentile. Aerodactyl, purtroppo di schiena mi aspetto un bronzo, niente di più. Argento, strano. Tyrantrum, dai, questa è bella. Purtroppo mi ricordavo di averne fatta una con più soggetti. Però comunque il diamante l'abbiamo preso. Monfermo, bronzo, assicurato. Bronzo, niente più niente meno. Non mi aspettavo diversamente. Charmander, piccolino che mangia. Almeno diamante, diamante oro, volevo dire. Archeops, questa è bella, dai, sono 4. Sono 4, cavolo, se non mi dai un buon voto per questa. Un po' ci ho sperato nel diamante, un po' ci ho sperato. Graveler, che è verde, bello, tutto smeraldato. Diamante? Diamante. Questa zona abbiamo preso dei buoni punti e si vede un Charmander là dietro, che bello. Vediamo. Altri Pokémon quanto mi dà? 65. Cioè, ascoltami, dai, questa era centrata e tutto e mi dai un argento per questa. Ma che palle. Vabbè, le antiche rovine, quanto mi dai? Vediamo. Ah, niente, è vero. Niente punti per le antiche rovine. Saliamo di livello, chiaramente. Non sia mai. Il primo giro sali sempre di livello. Se vuoi salire di nuovo di livello, devi farti un bel po' di punti. Cosa prendiamo oggi? Apprendista Detective. Ha esaminato 30 punti isolati con il radar. E il tipo fuoco. E il tipo drago. A proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti. E credo che ti risulterà molto gradita. Ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. La cosa qua dello scatto extra la adoro. La adoro perché ti permette, magari una foto che hai fatto male, ma ti permette lo stesso di avere lo scatto fatto meglio, anche solo per tenertelo per i fatti tuoi. Bene, direi che ci siamo tutti. Che succede? Una nuova scoperta? Esatto, ho individuato un nuovo varco per il teletrasporto. Ricordate l'enorme montagna che si erge nel cuore di Anemos? Ho sbagliato il nome del posto. Amanies. I dati suggeriscono la presenza di un punto energetico attivo oltre la cima coperta dalle nuvole. Oltre la cima, vuol dire nel cielo? Non esattamente, sulla cima della montagna, oltre le nuvole, sembra esserci una foresta. Forte! Curiosamente, ci è impossibile verificare la presenza dall'alto, dal momento che è totalmente immersa dalla nebbia. Troppo forte, ci voglio andare subito! Su, calma, Phil. Come avrete già immaginato, volevo chiedervi di andare a fare qualche indagine per me. Nuove scoperte ci attendono. Mi aspettavo qualcosina di più dal come si chiama, dal vulcano, Tyrantrum si è infuriato quando Monfermo gli ha mostrato il di dietro. Devo dire però che io l'ho trovato super carinissimo. Mi piacerebbe vederlo da vicino. Cosa, il culo o Tyrantrum che si arrabbia, scusami. Quindi, nuova zona disponibile? Ma certo. Nebbiosa foresta situata sulla cima di un monte nascosto tra le nubi. Addirittura. D'accordo, visto che non c'è una versione notturna, facciamoci un secondo giro. Eccoci qua. Allora, essendo di livello 2, direi di esplorarla per bene. Infatti, Altaria questo giro non c'è apparsa, ma guarda quanti ce ne sono. Oh, lo Shinx. Da cosa stava scappando, piccolino? Questi non gliene frega assolutamente nulla. Non si sono proprio svegliati, giustamente sono... immersi nelle acque termali, ci credo anche io che non gliene possa fregare di meno di un cretino che arriva lì a suonare. Ah,
Talonflame, cacchio! A saperlo! Però non ci sono già più gli uccellacci. O meglio, intanto... Mon fermo! Fermo! Dov'è? Ah, è un Graveler quello. Vabbè, purtroppo, giustamente. Ma che bello! Ha fatto la sungoquata. Cosa c'è qui? Si sente un allegro canticchiare. Che bello! Ma che carino! Ehi, io intanto... Non penso gliene freghi molto, eh? Che bello, sì, con le ali aperte. Ah, fanculo, non sono riuscito a prendere quello. Vabbè, però, in realtà un bel po' di fotografie le abbiamo fatte in sta zona. Ehi! Vai a mangiare la mela. No, eh? Non gliene frega nulla, peccato. Gliel'avrei data volentieri la mela. Anche perché era una missione dare una mela a un arco. Buongiorno. Allora, non voglio svegliarlo perché mi sta facendo fare... Ma perché no? Infatti mi ha bloccato la strada e stiamo andando a tutt'altra parte noi. Un Archeops. No! Ok, stavamo andando troppo lenti, non sarei mai riuscito a prenderlo. Cosa c'è lì? Cos'è? Ah, è di nuovo... Ah, aspetta, però... Ci sono di nuovo quei minerali da queste parti. Però a cosa servono? Forse sono solo di bellezza, forse sono solo, diciamo, elementi della mappa. Però adesso c'è una cascata blu. A me sembra comunque magma, visto la sua consistenza, Però si sa mai. Più che altro sento tanti rumori. E infatti ho visto un effetto tipo eco da quella parte, ma non capisco. Ah, è un Charmander. Ma se l'ultimo lì ci è rivelato qualcosa di strano. Che cosa hai rivelato, quindi? Che fai? Proprio il momento giusto. Sì, ma per cosa? È il momento giusto per cosa? Sembra che si stava preparando a fare qualcosa. Però non so cosa. Guardalo che bello! Cos'è sta fiamma? Un Torkoal! Ciao! Ma che bello sei! Scusami! Ma è acqua, quindi? Vai, mangia anche tu. Scusa, non volevo farla rimbalzare. Mangia, mangia! Che bello! Ma deve essere per forza un Monfermo. Che cosa può fare sti rumori da scimmia se non lui? Bella sta zona. Più che altro non capisco cosa dovrebbe essere. Sembra tipo... Bello, si è illuminato tutto. Ho sentito qualcosa muoversi. È uno slagma, ciao. Fermo, fermo. Fermo lì, magna. Magna della mela. L'ha incenerita. Vabbè, non gliene è fregato minimamente nulla. Però bello. Bella sta cosa qua del fiore lumina che ha illuminato tutto quanto. E di nuovo ci sono delle rovine. È un Typhlosion quello. Ehi! Ok, però girati per favore. Non scappare! Cioè, sono due! Vabbè, perlomeno l'abbiamo fotografato. Siamo quasi al termine. Sì, quello sì. C'è per caso qualcun altro che appare all'ultimo? Aerodactyl, mega da vicino. Scusami, non volevo lanciartela in faccia. Non arrabbiarti con me. No, se ne va. Mannaggia. Niente. Peccato, speravo di vederlo mangiare. Ecco qua, altre antiche rovine. Si estende in una profonda grotta. Ah, ce n'è un altro. Però è sopra di me e non riesco a prenderlo. Sta zona, la seconda versione, mica male.
Mi sono piaciute tutte e due. Particolare il vulcano, mi è piaciuto, letteralmente. Molto bella. Puff. 44 fotografie a 11 Pokémon. Quindi 4 scatti per ogni Pokémon in pratica. Una missione quindi, che cos'era? Non lo so, però l'abbiamo fatta, quindi Shinx piccolino tristissimo per non so quale motivo tra l'altro. Talonflame incazzato. Il culo di Monfermo non conta, però c'è lui che fa la mossa all'indietro, bella. E Charmander ne ho un sacco belle. Credo che sceglierò questa perché, boh, non so cosa stava facendo ma è bella. Aerodactyl, direi che quella da 3 stelle ce la meritiamo. Typhlosion è lontano. Vabbè, però 3 stelle. Slugma anche lui, boh, questa. Torkoal è nuova, direi una da 3 stelle che sta mangiando. Graveler da vicino non penso che mi darà molto. E Archeops anche questa, niente di eccezionale. Dunque prof, quanti punti mi dai per questo? Allora, Altaria 3 stelle, mini sfida completata ma non so quale. Shinx, quanto mi dai? Oro? Perfetto. Talonflame è un po' lontana, però è bella. Però è bella, dai, sta facendo il grido con le ali aperte. Almeno il diamante ci stava. Monfermo che faceva la ruota. Monfermo, poche soddisfazioni mi sa, eh. Charmander, che non so cosa stava facendo, però Beh, non male. Aerodactyl. Diamante, anche questa, bella. Archeops, non mi aspetto nulla. Ovviamente. Graveler, non mi aspetto niente. Addirittura più punti. Ma pensa un po'. Poi, Torkoal. Dai, con tutto sto sfondo blu è bellissimo. Quanto mi dai? Diamante, non male. Slugma, diamante. Diamante. Typhlosion, bronzo. Non mi aspetto niente di eccezionale. Vediamo. Oh, addirittura. Se era di fronte, allora il diamante era assicurato qua. Allora, saliamo? No, certo che no, che non saliamo. Però siamo oltre la metà. Tutto procede attivamente. A questo ritmo faremo una quantità di nuove scoperte. Quindi, che cosa ho sbloccato? La lava azzurra. Bello. E il vulcano. Oh, a proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti. E credo che ti risulterà... Sì, sì, adesso arrivo. Quindi, prof, che hai per me? Non avrei mai immaginato di trovare delle rovine in un posto simile. Perché no, è un vulcano. Si trattava di strutture artificiali, giusto? Esattamente, probabilmente edificate per uno scopo preciso. Inoltre, ripensando a quella grossa apertura che abbiamo visto nelle pareti... Sì? Dal suo interno provenivano segnali evidenti della presenza di un Pokémon Lumina. Cosa credi che ci sia oltre l'apertura? Non mi sorprenderebbe se ci fosse un tunnel che conduce al vulcano lontano. Quindi credi che un Pokémon lo abbia attraversato? Chissà che Pokémon è. Una nuova spedizione ci aiuterà a scoprirlo. Come di consueto, affido a te l'indagine. Giustamente, siamo qua in 14 persone, ma... Vado io, perché è giusto che sia così. Però voglio vedere che missione avevo con Altaria, scusami. Un Altaria canterino. Oggettivamente neanche me lo ricordavo che era... Non me lo sarei mai aspettato, però vabbè, grazie. Vedere Talonflame che prende le mele soffice al volo è troppo forte. Gli devo lanciare una roba mentre vola. Vabbè, si può fare. Ah ecco, energia rosso fuoco. In questa area si rilevano notevoli livelli di energia lumina. Ho il sospetto che un piccolo stimolo basterebbe per scatenare una qualche reazione. È quello che pensavo anche io. Era troppo palese che ci fosse qualcosa da fare lì, però boh, non sapevo cosa fare. Vabbè, andiamo a vedere quindi questo Pokémon Lumina. Pokémon Lumina all'interno di un vulcano, come dicevo. Però vista la struttura, potrebbe essere o Entei o Volcarona. Perché Volcarona è anunima, era venerato, aveva il tempio. Quindi potrebbe essere entrambi. Non penso sia di nuovo Moltres, per il semplice fatto che già lo usarono nel vecchio gioco. Quindi sarebbe ripetitivo. Dunque, chi si nasconde all'interno di questa grotta? Se proviene dalla lava può voler dire solo una cosa. Bello! Che bello! Volcarona, dovete sapere che io lo adoro come Pokémon. Madonna mia. È incazzato di fuoco. Sono due! Che belli! Pokémon
che belli che sono! No, Volcarona è bellissima. Vai, inseguili! Ok. Dove? Ah, le rovine, certo. Fermo lì. Ah, troppo lontano, non ci arriverò mai. Fermo lì. È troppo lontano, non riesco a prenderlo. È ovvio che per fargli la fotografia devo disattivargli lo scudo. Il problema è che non lanciamo ste mele abbastanza lontano. Vabbè. Forza bella, vieni qui. A parte che noi siamo lentissimi. Siamo lenti. Siamo veramente lenti. Che cosa? Che cosa hai intravisto? Non capisco che... A che cosa punti? Forse intende i Volcarona, però. Ferma lì! No! Maledetta, era proprio davanti! Che poi si stanno prendendo gioco di noi! Presa! Presa! Maledetta! Ferma! Ma porca pu... Dov'è? Presa! Bellissime le ali illuminate. Dov'è l'altra? Devo fare una fotografia a entrambe. Eccola. Aspetta. Non lo beccherò mai, vero? L'ho preso. Vuoi vedere che ce ne sono altri? È andata via. Però la grotta forse non è ancora finita. Non lo so. Ci sono più entrate, più uscite. Preso. No. Quando gli rompi lo scudo fugge via troppo veloce. Eccolo. Bellissima questa! E non me ne frega niente. Non me ne frega niente, ti ho preso. Dove sei? Eccoli, tutti e due. Sono tutti e due illuminati ora. Vi dovete mettere per forza vicini. Bella! Mi sono passati proprio accanto. Belli tutti e due. Allora, che fanno? Non so cosa stessero per fare, però spero che la fotografia che ho fatto sia buona. Forse se non li fermavo riattivavano gli scudi, esatto. O forse dovevo lasciarli fare, non lo so. A questo punto potrebbe essere che ho sbagliato io. No, fermo. Ma hanno due strati di scudo adesso, per caso. Presi. Fermo lì. Ma porca... Dai, l'ho mancato per... Per un movimento. Vabbè, tanto ne siamo pieni adesso di fotografie, voglio dire. Però devono pur fare qualcosa vicino ai fiori. Allora, i fiori sicuramente servono a qualcosa. E onestamente questa è più una sfida. Rispetto a quella di Meganium. Perché uno dobbiamo rompergli lo scudo.
E due sono due. Che poi anche qua il fatto di poterne usare solo una fotografia è ingiusto, eh. Belli. E se ne vanno. Credo che sia finita. Siamo proprio davanti al portale. Beh, possiamo finire, voglio dire. Ho scattato una marea di fotografie e me ne prenderei solo una. Però soddisfacente. Soddisfacente come aria. Bella. Un po' ripetitiva, perché almeno Meganium aveva tutto il prato enorme da poter fotografare, però in ogni caso interessante. Il problema è che adesso mi farà scegliere una sola fotografia. Una sola. C'è una miriade di cose di cui vorrei parlarti, ma per ora concentriamoci sulla valutazione delle foto. Quale ti scelgo? Ne ho due da 4 stelle. E che sono queste due, infatti. Io punterei a questa a questo punto. Non so se me la conterà diamante o meno, ma perlomeno ci togliamo subito quella da 4 stelle. Dunque, Volcarona, 4 stelle. Potrebbe non essere diamante, Vediamo. Invece lo è, come? Perfetto. Volcarona mi piace. Volcarona mi piace e ti dirò, non so quale fotografia sceglierò per la copertina. Cos'è sta roba? Banchetto di fuoco, è tutto estremamente sovraesposto. Ora che abbiamo i dati sul Pokémon Lumina, ho delle notizie da darti. Vedrai, ti stupiranno, ma te ne parlerò quando ho finito di sistemare le foto. Allora, una bella foto di Volcarona, ovviamente, ce la dobbiamo prendere. E torniamo al campo. Soddisfacente oggi. Una zona intera più il Pokémon Lumina. Non male. C'è da dire che dobbiamo ancora trovare quello del mare. Ma come sono contenti. Come sospettavo, anche queste isole c'è un Pokémon Lumina. Questa è un'ulteriore dimostrazione che la leggenda narra un evento realmente accaduto. Già, ma quale sarebbe allora l'antica catastrofe che i Pokémon avrebbero sventato? Se manteniamo la storia canonica, visto che l'epoca è antica, potrebbe anche essere l'epoca di Unima, quindi i due draghi leggendari che si sono divisi. Potrebbe essere anche l'arma che avrebbe distrutto umani e Pokémon nella stessa generazione, come potrebbe essere qualcos'altro. Molto probabilmente lo schianto al suolo di un asteroide, ecco, tutt'altro. Stava per arrivare Deoxys, insomma. I suoi frammenti, oggi noti come meteorite Tellur, caddero sulla regione circa 2000 anni fa. Ok, quindi un altro meteorite. Stando alla leggenda, il potere dei Pokémon Lumina si diffuse per la regione rendendo tutti i Pokémon capaci di emettere luce, il che avrebbe senso. Tuttavia la mia teoria è diversa. Sono convinto che fu proprio per l'effetto dei meteoriti Tellur che i Pokémon iniziarono a brillare, e che gli esemplari che ne subirono maggiormente l'influenza furono quelli che oggi chiamiamo Pokémon Lumina. Quindi credi che la leggenda sia sbagliata? Diciamo che l'importanza della mia ricerca sta proprio nel verificare l'attendibilità. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!